quando sei in Mar Cappella stacchi totalmente, è come se ti immergi nella natura e dimentichi tutti i piccoli fastidi quotidiani della quotidianità sulla terra. Mi piace la cosa. Mi piace, ti ho commosso. Quello che chiedevo ad Alessandro, lo richiedo pure a te, cos'è che ti piace della barca a vela? Silenzio. Quindi io devo stare zitto. Sei intelligente, eh? Siamo arrivati al porto turistico di Santa Maria di Leuca. Ecco lo skipper. Lui è un po' timido. Siamo su Buonaventura, la barca di quell'uomo là. Sono le 11.35, alle 5 del mattino c'è la partenza. Dovremmo andare a Otoni, che è un isolotto molto vicino all'Italia, il più vicino all'Italia, a Santa Maria di Leuca, precisamente. No, che cosa sto dicendo? Quest'isola alle mie spalle è Otoni, o Otoni, come che dir si voglia, Otonoi. Francesco, Otonoi. Anche Fano, vabbè. Anche Fano. Ma chiamiamola un po' come ci pare. L'importante è che sappiate che quest'uomo qui è stato l'artefice di questa traversata. Detto una parolaccia, devi chiudere il video. Durante la traversata da Santa Maria di Leuca ad Otoni abbiamo lasciato una canna da pesca a poppa della barca e questo è il risultato. Io dovevo farvi vedere il piatto di pasta col pesciolino pescato finito, ma mi sono dimenticato perché era troppo buono in realtà, l'ho cucinato io giustamente. Stefano, era buono il piatto di... Ma era... direi buonissimo. Una merda. No, era buono. No, era buono, dai. Dai, vabbè, ci sta. Era buono il piatto di pasta? Sai che anche pesce a chilometro zerissimo. Zerissimo. Quando si cena e ti offrono un sacco di uso. Come andava Ale? È una figata totale. Scusa, c'è Alessandro. Come vi sta sembrando? Guardate il nostro amore. Perché no? Non c'è delle macchie. No, è caduta. No, non c'è acqua. Scusate, ma cosa stiamo... dove ci hai portato oggi? Stefano, questa è la Baia di Calipso, dove la dea Calipso sedusse Ulisse prima di conoscere te. Perché ora... Allora, quella...
che vedete lì, lì dietro, è la nostra barca. E questa qui è la baia di Calypso. È una spiaggia fantastica, è un mare così. Io non l'ho mai visto, forse mai in vita mia. Calypso, cosa ha fatto? Non lo so, io non c'ero. Ah, questo è quello che mi ha detto Alessandro. Io non so se è vero o meno. Io non so se è vero o meno. Look at me die, look at me fall alone. I can't fall, I'm drowning. Bene, allora, visto che avevamo un po' di tempo libero, ci siamo chiesti, perché non ci affittiamo un paio di scooterelli e ci andiamo a girare l'isola? Quindi, signor Stefano, dica. Ma siamo stanchi, soddisfatti. Nonostante il tempo fosse molto incerto, abbiamo portato a casa il risultato. Con uno skipper preparato, un aiutante ancora più preparato. Questa esperienza in barca a vela è stata una delle cose più belle che abbia mai fatto in vita mia. E non starò qui a raccontarvi perché e per come, perché quello che mi sento di suggerirvi è di viverla almeno una volta nella vita. Il contatto così diretto con la natura, procurarsi il cibo, dormire in mare aperto nel bel mezzo di un temporale, sono cose che ti fanno sentire vivo e ti fanno sentire davvero parte di questa natura. Le nostre vite così frenetiche hanno cancellato questa parte di noi e noi dobbiamo cercare di ridisegnarla.